quest'oggi non faremo la solita camminata, perché ho bisogno che voi guardiate negli occhi una bambina che si chiama Sara. La vedrete subito adesso alle mie spalle. Sara è una bambina che è un ponte tra cielo e terra. È una bambina che continua a parlare al mondo che si imbatte nella sua storia. Per farlo abbiamo bisogno che entrino qui papà, che è a casa, Michele Mariucci, mamma Anna e nonno Palmiro, che ha accettato di venire oggi qua, e noi gli siamo particolarmente grati. Potete venire? Guardate, questa volta la camminata se la fanno loro, io vi ringrazio tantissimo. Anna, accomodati qui. Nonno, si accomodi lei qui. E le dico quattro volte grazie. Intanto, se mi mettete sullo schermo anche papà Michele, io lo saluto e gli chiedo di ascoltarci, perché tra un po' ho bisogno di andare da lui. Eccolo qui, lo vedo. Michele, grazie. È una domenica un po' particolare. Devo dire che il diavolo ci ha messo lo zampino, ma noi stiamo portando avanti queste puntate nonostante tutto. Io di questo sono molto grata alla mia squadra. Sara Mariucci, il 4 agosto del 2006, è con i suoi genitori, la sua famiglia a mare, e ha voglia che qualcuno, la mamma, Anna qui è legatissima, le racconti una storia. Però Anna, quella sera è una sera difficile, siete stanchi, siete stati tutto il giorno al mare. E quindi una mamma cosa fa? Dice: te la racconto la settimana, il giorno dopo, aspetta un po'. Esatto, però lei aveva voglia forse di raccontare altro quella sera, però non dice niente, si mette giù e sembra dormire, ma mentre io sto per andare via, convinta che lei stia dormendo, la sua vocina mi blocca, perché comincia a dire: quando ero piccola piccola ero in un posto lontano, lontano, meraviglioso, su una nuvoletta. Ah sì, dico io. E con chi eri? Con la mamma Morena. La mamma Morena. E chi è la mamma Morena? E l'altra mia mamma. Come l'altra tua mamma? Sono io l'unica mamma. E com'è quest'altra mamma? È buonissima. Più buona di mamma Anna? Sì! Sara, veramente, sei sicura? Sì! E descrivimi un po' quest'altra mamma. Di che colore ha i capelli? Blu. E gli occhi? Castani come i miei. E tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? Sì! Ma come sì? Dormi che è meglio, buonanotte. E così l'ho salutata. Però sono rimasta molto turbata da questo suo racconto. Perché non poteva essere un colpo di sole, un colpo di calore? Perché questa cosa la mette in agitazione? Perché c'erano degli elementi che non mi tornavano. Io per lei ero la luce del sole, la luce dei suoi occhi. Non mi aveva mai parlato di un'altra mamma. Questo nome Morena poi non lo conoscevamo. Non era un nome vostro? No. E mi avrebbe lasciato pur di andare con lei, cioè impensabile. Poi questi capelli blu, perché? Lei conosceva bene i colori, tant'è vero che gli occhi erano castani. Non marroni. Non marroni e non neri. Anna, questa cosa la turba al punto tale che lei si sente in dovere di informare sua sorella Rosa e papà Michele. Papà, noi immaginiamo la scena, si chiude la stanzetta, la porta della stanzetta. Sua moglie le racconta tutto questo. Lei che peso ha dato a questo racconto, Michele? Mi ha sicuramente turbato, ma mi ha anche molto incuriosito. Però ecco, l'ho fatta mia, un pochettino l'ho serbata nel cuore. Ma mi ha incuriosito tanto questa storia di Sara. Ma soprattutto sui dettagli, sui particolari sui quali si era soffermata, come i capelli blu. E questo nome appunto Morena, tant'è vero che poi la mattina dopo, nel momento in cui Sara ripropone la storia ad Anna, o meno una piccola parte della storia ad Anna e a me mentre eravamo sulla spiaggia, io le ripropongo la domanda a lei, no? Gli dico: Sara, ok, tu parli di questa mamma Morena, ma il papà? In quella circostanza lei mi disse: il papà è Michele. Ed era il 5 di agosto, era la mattina del 5 di agosto. La fermo, Michele.
Stiamo vedendo sì. intanto queste foto bellissime, che è l'album delle fotografie di Sara. Nonno Palmiro, ci sono molte foto con lei. Sara quell'anno aveva trascorso quasi 2 mesi prima di andare a mare, come tutti i bambini che vengono parcheggiati dai nonni, anche perché Anna stava studiando per fare l'infermiera. In quei 2 mesi che hanno preceduto quel giorno a cui fa riferimento Michele, lei che cosa ha notato in questa creatura con il senno di poi? Sara ha vissuto, come lei ha detto, gli ultimi 2 mesi della sua vita terrena con noi. Io dico senza ombra di dubbio che il primo mese e qualche giorno, fino al 5 o il 6 di luglio, era una bambina normale, come sempre. Giocava, aiutava la nonna nelle sue, come dire, faccende domestiche. Però da quella data Sara è cambiata. Un mese prima. Quasi, non era un mese esatto. Quasi un mese prima lei è cambiata. E come è cambiata? Lei ha tentato di prepararci all'evento. E voi mi direte, ma come vi ha tentato di prepararvi? Ha tentato di prepararci perché lei nei suoi giochi diceva sempre: io sono morta, io sono morta. Dio mio. E voleva il bacio del risveglio. Certo, noi non siamo stati in grado di cogliere questa cosa, non avevamo occhi per leggere. Certo, oggi abbiamo gli occhi per leggere e la mente per capire dove lei già era con quei racconti che ci ha fatto, sia me che mia moglie. Anna, Sara aveva 3 anni e 7 mesi. E 5 giorni. Arriviamo al 5 di agosto, l'indomani di questo racconto, lo dico a casa. È una giornata bellissima in questo Lido, sulla costa ionica calabrese. Sara si allontana per un momento con il fratellino Daniele e un altro bambino, non so se fosse proprio il cuginetto o un altro bambino. E che cosa succede? Mi dispiace chiedere a questo momento, in questo punto, di raccontare. Cosa succede? Ecco, lei era su classici giochini per bambini, quelli innocui, dove metti la monetina e vanno avanti e indietro, no? E c'è la motocicletta, il cavallino. Appoggia i piedini sulla pedana metallica di uno di questi giochini e viene investita da una scarica elettrica e muore. Ci rendiamo conto immediatamente di quello che è successo, anche perché io rimango attaccata a Sara, prendo anch'io la scarica e mio marito, ecco, mi ha in qualche modo tirata via e ha preso anche lui la scarica. E in quel momento, come hai detto tu, era una bellissima giornata, luminosissima giornata d'agosto, ma in quel momento per noi si è fatto buio. Michele, cosa vuol dire questo buio? Che cosa, come si traduce nell'immediato? Forse l'unica parola giusta, l'unico aggettivo che riesco a trovare è disperazione totale. Disperazione. Siamo usciti dal Lido con Sara in braccio e una minima speranza, se l'ho intravista nel momento in cui ho notato un'ambulanza ferma lì davanti. Siamo corsi verso l'ospedale, però disperazione, l'unica parola è disperazione. Nonno Palmiro, io so che faccio una violenza al suo cuore, ma mi ha aiutato Papa Francesco oggi a farle questa domanda. All'Angelus di oggi, Papa Francesco, che ha raccontato della fatica di una conversione, di questa continua lotta tra bene e male, ad un certo punto dice: quando ci arriva l'imponderabile, quel male che non si riesce a spiegare, la prima cosa che ci scappa è una bestemmia. Lei non si offende se mi permette di dirle che lei con le bestemmie ci aveva un po' di confidenza, è vero? Sì, avevo molta confidenza, anche perché non frequentavo. Io oggi dico, il Signore stava a casa sua, io stavo a casa mia. E quando è arrivata la notizia, Sara è morta,
vi lascio immaginare. E lì è stata l'ultima mia bestemmia, da lì non sono più riuscito. Certo che lei prima ha detto si fa buio, si apre una voragine che non riesci più a risalire. Non è facile, però è subito, io direi quasi subito, è venuto in soccorso il Signore e ci ha portato fin qui. Prima di arrivare a quel momento in cui papà Michele ha un'intuizione, Nonno Palmiro, le posso chiedere che discorsi ha fatto cuore a cuore con sua nipote quando ha fatto l'ultimo viaggio con lei? Lei è entrato nella macchina, nel furgone, con la piccola bara. Le posso solo dire che se oggi mi chiedessero il viaggio più bello della tua vita, è stato quello di tornare con Sara. Una cosa stupenda, una cosa immensa, bellissima. Immaginate, gli autisti si sono fermati, naturalmente il viaggio era lungo, per rifocillarsi, io sono rimasto con lei. Però, ripeto, ancora non avevamo gli occhi per leggere questa storia. E quindi Michele ha detto disperazione, forse qualcosa di più della disperazione. Anna, la piccola bara arriva in Umbria, ma c'è soprattutto quel passaggio terribile dell'obitorio, dove si accende una piccola lampadina. Ricordiamoci che ci siamo fermati ad un punto importante, a questa mamma morena che in un modo o in un altro Sara aveva provato a raccontarvi. Come si arriva a capire di che cosa stesse parlando? Intanto Palmiro ha detto una cosa scandalosa. Per chi sta ascoltando non è facile capire. Ha detto: io ho fatto un viaggio bellissimo. Ed è altrettanto scandaloso ciò che è successo in quella camera ardente dove mi rifiutavo di entrare. Era per me prendere coscienza che nostra figlia su questa terra non c'era più. Io non avrei voluto prendere coscienza di questo. Ma entriamo in quella stanza. È un'altra mamma che aveva perso un figlio che le dice: vacci altrimenti ti penti. È lei che mi ha spinta ad andare. Era passata attraverso questo buio che stavo vivendo io e lei mi ha detto: Anna, vai, perché un domani potresti pentirti. E allora, forte di questa parola, con tutta la forza che sono riuscita a trovare, disperatamente sono entrata. Quel corpo che fino ad allora avevo rifiutato di vedere era lì e non era il corpo di una morta, era il corpo di una bambina che era nel riposo, era con un sorriso, era piena d'amore. È indescrivibile quello che trasmetteva il suo viso. Anna, qualcuno potrebbe pensare a casa, è la parola di una mamma che ancora forse a distanza di tanti anni ha bisogno di negare quella cosa. Io giro questa immagine a suo marito, a Michele. Michele, è così, ma anche per lei vedere sua figlia in quella situazione le ha fatto pensare immediatamente a qualcosa di paradisiaco oppure no? Allora, non mi ha fatto pensare a qualcosa di paradisiaco, me l'ha fatto proprio provare, me l'ha fatto sentire. Non è un discorso legato a livello del pensiero. Tant'è vero che io dico sempre che da quel momento, io per diverso tempo, per diversi mesi, ho avuto una sensazione stranissima, che era quella di camminare sospeso per aria. Adesso, anche questo sarà scandaloso, magari qualcun altro potrà pensare che è una cosa assurda, però è la sensazione che ho avuto. Da quel momento, quello è stato l'esatto momento in cui, non so tecnicamente come chiamarlo, come definirlo, un'effusione spontanea di Spirito Santo, ma Sara ci ha donato quella serenità che noi assolutamente non andavamo cercando, perché quello era appunto il momento del maggior dolore fisico che si potesse provare.
E quindi questo è quello. Come arriva a pensare che quella mamma morena che abbiamo volutamente lasciata appesa, quei capelli blu, attenzione, e quegli occhi castani potessero ricondurre a questa pupetta, la chiama il nostro Fausto della cieca, a questa statuina della Madonna che io ho accanto a me? Me lo spiega, Michele? Assolutamente, è molto semplice. Qui è una carezza di Dio Padre. Io questo qui nel tempo l'ho riscoperta, diciamo così, come una carezza di Dio Padre, perché ho utilizzato quello che io ho di più forte, diciamo così, tra virgolette, nel senso che quello che io utilizzo quotidianamente, che è la mia ragione. Mi ha iniziato a far pensare nel viaggio a ritroso che abbiamo fatto poi dalla Calabria verso l'Umbria, sì. Io non guidavo e guidava mio fratello, quindi ho rivissuto, diciamo così, quei 3 anni, 7 mesi, 5 giorni un pochettino come in un film, e come in un film mi sono soffermato sulla storia appunto che Sara aveva raccontato a Anna e che Anna poi aveva riportato a me la sera prima, la sera del 4 agosto, e mi sono incuriosito su quei capelli blu. E soffermandosi in quel dettaglio, ho ripensato appunto alla camera ardente dove le pompe funebri avevano messo un telo raffigurante la Vergine Maria proprio dietro la piccola bara bianca. E questa Vergine Maria aveva un lunghissimo velo azzurro che le incorniciava il capo e arrivava fino ai piedi. E io così, distinto, senza appunto proprio con il pensiero, dico: Anna, ma non è che Sara sia semplicemente sbagliata e stava parlando del velo della Madonna? Diciamo che questa mia affermazione, in un momento come quello che paradossalmente o scandalosamente lo definiamo un momento di grazia, è entrata in noi, veramente è entrata nel nostro cuore. Tant'è vero che Anna, il giorno successivo, al termine della messa di resurrezione, del funerale di Sara, Anna decide di raccontarla a tutti quanti, la gente che era presente. Messa di resurrezione è bellissima, è la prima volta che lo sento laicamente da una persona, insomma, che non sia un religioso, la messa di resurrezione come un funerale. Anna, noi ci conosciamo da tempo e sapete quanto io sia prudente in certe storie, perché in questo momento alle 17:20 e 19 secondi io so quanta gente si stia aggrappando a questa storia per trovare quelle carezze che avete trovato voi. C'è chi possa dire: ci avevano bisogno della consolazione, si sono inventati questa storia. Voi non vi fermate. No, non mi sta sorridendo, lo so. Non vi fermate a questa storia. Poco più di un mese dopo, voi decidete un po' di più, fate una ricerca, scoprite che il 5 di agosto si celebra una festa bellissima, che è quella della Mamma Morena. Che la Mamma Morena è quell'immagine che avete appena visto, è questa statuina che io ho accanto a me e che si celebra tra l'altro in Bolivia. È una di quelle feste più amate ed è una Madonna particolare. Voi fate armi e bagagli e decidete di andare. Esattamente un mese dopo, partiamo il 15 settembre e volevamo in realtà constatare di persona se quella storia letta su internet fosse vero, se davvero il 5 agosto venisse festeggiata la Madonna con il nome di Morena, proprio come aveva detto Sara, che è andata in cielo il 5 agosto. E quindi partiamo. Faccio un breve accenno a un piccolo segno che Sara in quel periodo ci ha donato. Io dico, vedevamo tutti i giorni un arcobaleno in cielo. Da quando lei è andata in cielo fino al 15 settembre ci ha accompagnato quasi tutti i giorni un arcobaleno. E noi in questo viaggio per andare dall'Italia verso la Bolivia stavamo pensando proprio a questi arcobaleni che vedevamo. E a un certo punto dico a Michele, mi viene insomma un'idea. Dico, sai Michi, io penso che vediamo tutti questi arcobaleni perché il cielo del paradiso sarà sicuramente pieno di arcobaleni, e faccio questo gesto. Allora, in quel momento noi guardiamo fuori dal finestrino e a 10.000 metri di altitudine si forma un arcobaleno, quasi seguendo il gesto della mia mano. E non solo, arriviamo al santuario della Madonna Morena e ancora prima di entrare ci mettiamo un attimino seduti sul giardino, perché siamo rimasti sbalorditi da questo immenso santuario in mezzo al niente. Sì.
Alziamo gli occhi al cielo e c'era il sole circondato da un arcobaleno. In quel momento noi abbiamo sentito proprio l'abbraccio di Maria, questo cerchio intorno a noi, un calore forte. E abbiamo visto questi arcobaleni perché l'arcobaleno è un segno biblico. Sara è il nostro ponte tra il cielo e la terra. Questa alleanza che abbiamo stabilito tra l'aldiqui e l'aldilà, che non è tanto lontano. E questa alleanza ci permette oggi di ragionare in una maniera completamente nuova. Ha iniziato prima dicendo no, in quello che sta succedendo oggi, anche no, siamo tra una pandemia e una guerra, uno dice ma perché? Perché muoiono i bambini? Perché è morta Sara? Questo abbraccio ci ha fatto fare un salto. E noi non ci siamo chiesti il perché, ma abbiamo sentito una chiamata dentro questa nascita in cielo di Sara, una chiamata per noi, a che cosa? Alla conversione. Non eravamo ancora convertiti. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e tenete a mente questa parola conversione, perché anche nonno Palmiro ha molto da raccontarci a riguardo. Torniamo prestissimo, non ve ne andate. Ma finalmente domenica, c'è una storia di grazia scandalosa, perché non si può definire diversamente la storia della piccola Sara, 3 anni, 7 mesi e 5 giorni, che il 5 agosto del 2006 resta folgorata da una scarica elettrica nello stabilimento nel quale era in vacanza con i suoi genitori. La sera prima aveva parlato di una mamma morena che la teneva in braccio e che la custodiva su una nuvoletta quando era piccola, piccola, piccola. Questa morte assurda ha scatenato un mondo di bene, un fiume di bene che a distanza di anni continua a portare i suoi frutti. Ne stiamo raccontando oggi con mamma Anna, con nonno Palmiro e con papà Michele, che lo posso dire, Michele, che ti è successo? Assolutamente sì. E allora, quando parlavamo del diavolo che ci mette lo zampino da qualche settimana, puntualmente un paio di giorni prima della domenica, i nostri ospiti, per un motivo o per un altro, sono costretti a disdire. Il nostro Michele ha il Covid e quindi abbiamo pensato di aggiustare la situazione così. Ma noi siamo qua. E siamo arrivati a un punto in cui papà, mamma e nonno scoprono che quella mamma, probabilmente, è la mamma la morena, è la Madonna Morena, una Madonna particolarmente venerata, che il 5 di agosto, lo stesso giorno in cui muore Sara, porta i capelli blu, perché è avvolta da un manto blu bellissimo. Nonno Palmiro, noi ci siamo permessi di scrivere una cosa, da bestemmiatore a diacono, perché questa cosa va raccontata. Lei, che per l'ultima volta ha imprecato contro il cielo quando apprende della notizia della morte di sua nipote, ad un certo punto comincia a capire tante cose di Dio e della vita. Che cosa succede nel suo cuore? Ma io mi sono reso subito conto, quando siamo arrivati in Calabria e hanno aperto la camera ardente, perché il mio viaggio in andata è stato un incubo. Pensando Sara in un obitorio, sola, abbandonata a se stessa, e appena hanno aperto la porta mi sono reso conto che Sara dalle braccia della mamma è passata nelle braccia della Madonna, perché dietro c'era quello stendardo stupendo, meraviglioso, con questa Madonna e con questo bambino in braccio. E Sara, come ha detto Anna, era bellissima, aveva un volto sorridente di donna. Non siamo pazzi, nonno Palmiro, non è che ci stiamo raccontando una bella favola, perché il dolore è ancora così grande che abbiamo bisogno di consolazione. Su che cosa lei poggia queste affermazioni? Ma le mie affermazioni oggi, quasi da subito, analizzando il racconto, quello non è un racconto, quello è un testamento che noi dobbiamo portare avanti. I testamenti chi li scrive?
Gli scrive una bambina di 3 anni, 7 mesi e 5 giorni. Non c'è una virgola fuori posto a quel racconto. Quindi è un testamento e noi quel testamento lo dobbiamo divulgare perché c'è tanto bisogno di conversione. E ce ne sono tanti come me prima di quella data. Chi è lei oggi? Chi? Chi è lei oggi, se si guarda indietro rispetto all'uomo che è stato? Certo, non sono più quello che ignorava, anche se lui era sempre dietro, perché mi ha portato fin qui. E oggi è tutta un'altra storia. Io oggi la concretizzerei nel dire: da una immensa disgrazia oggi viviamo un'immensa grazia, ma non io, tante, tante persone. Permettetemi una parentesi. Vi potremmo raccontare di questi anni, dal 2006 ad oggi, di tutta una serie di cose inspiegabili che stanno succedendo attorno ad Anna, alla famiglia di Anna, attorno a Michele, attorno alla piccola Sara. Andate a cercarle se volete. Io devo fare un passo indietro, perché tra tutte queste cose stupende che stiamo raccontando, ce n'è una forse che è ancora più importante. Anna riguarda lei direttamente. E la devo portare bambina. Perché Anna, lei bambina, ha vissuto uno di quei dolori da cui o si esce rinnovati o si muore. Perché lei ha visto il suo papà ammazzare sua mamma, costruirsi una roccia attorno a sua sorella, dove Dio c'era, ma insomma, lei a un certo punto ha anche fatto a meno di Dio. E oggi sentirla parlare in questo modo, credere ancora nell'umanità, nella vita, nella bellezza, francamente, lo credo davvero laicamente che possa essere un miracolo questo, qualcosa di eccezionale, di straordinario. È una chiamata, è la chiamata alla nostra missione. La nostra storia è una storia, la storia di Sara ci fa vedere Dio. Nostra figlia è una finestra sul cielo e questa finestra aperta ci permette di leggere quella che è la nostra vita a partire dal cielo. Allora, se oggi io sono una persona piena di luce, luminosa e anche piena di fede, perché non mi sono fermata all'omicidio di mia madre, non mi sono fermata alla malattia di mio cognato. Che è il momento in cui le litiga con Dio. Ho litigato con Dio e gli ho detto: se tu ci sei, sei ingiusto, perché non è possibile che una famiglia già così provata debba soffrire ancora. Perché era, ecco, venivamo io e mia sorella da questo femminicidio. E quindi pensavamo, ecco, fosse già sufficiente aver sofferto così. Poi questa malattia di mio cognato è stata devastante per me. Avevano 2 bambini piccoli, mia sorella e mio cognato. Aveva il Parkinson giovanile, 35 anni. E da quel momento avevo chiuso con Dio. E nel frattempo sono nati Daniele e Sara, che abbiamo battezzato solo ed esclusivamente per festeggiare questa nascita. E poi c'è stata questa conversione attraverso una presentazione che ci ha fatto Sara. Sara ci ha presentato Maria. Maria, come tutte le mamme, ci presenta il figlio. E il figlio ci ha portato al padre. E nel padre ho ritrovato mio padre. Nel padre ho perdonato mio padre. Cosa significa perdonare? Perché perdonare non è una parola. È un qualcosa che avviene dentro. Quando Sara è nata in cielo, io ho iniziato a convertirmi ed è una conversione che avviene man mano, non avviene tutta ad un tratto, ho capito subito, sì. Ma si tratta proprio di camminare passo per passo ogni giorno. E a un certo punto, dopo 3 anni che Sara è andata in cielo, ho sentito il desiderio di pregare per mio padre, di chiedere per lui la vita eterna, cioè il paradiso quando fosse andato in cielo. Mi sarebbe piaciuto ritrovarli in cielo insieme, mio padre e mia madre. Allora prego per lui, la Divina Misericordia, che termino il giorno della festa della Divina Misericordia, dopodiché, dopo 3-4 giorni dalla festa della Divina Misericordia, lui muore
Anzi, viene investito da una macchina, oddio, trascorre qualche giorno in agonia e poi muore. E io e mia sorella l'abbiamo sognato insieme a nostra madre. E San Giuseppe ci insegna che i sogni, è Dio che ci parla nei sogni, attraverso questo nostro abbandono, no? Io vorrei stare in questo momento sul divano assieme al nostro pubblico. Questa è un'ora che ogni settimana, io di questo vi ringrazio, ogni settimana sempre di più ci regaliamo con queste storie incredibili che ci fanno capire che non possiamo arrenderci al male, lo ha ribadito ancora una volta Papa Francesco oggi. Abbiamo bisogno di padri. Voi lo avete trovato in un sacerdote, Don Francesco Buono, che noi siamo andati a pizzicare. E adesso, per favore, è 1:50 di qualcosa che vi spaccherà il cuore. Lo firma Daniele Morini. Guardate. Sara è per me quella parola della scrittura che dice: saranno come scintille nella stoppia che correranno di qua e di là ad accendere un fuoco. Fuochi di conversione, fuochi di luce dei bambini, nei ragazzi, nei giovani e nelle famiglie. E soprattutto Sara ha acceso in me una grande paternità nei confronti di tutte le famiglie a cui un figlio, non dico è morto, ma a cui un figlio è andato in cielo. Una croce che non finisce mai. La risposta al dolore in generale non esiste per un motivo molto semplice, perché non esiste il dolore in generale. Esiste il dolore tuo, il dolore mio, il dolore di quella persona. Ma chi ha il coraggio di gridare a Dio come Giobbe, scopre che Dio è un amico, ha il volto di un amico, che lui conosce ogni dolore e sa dare a quel dolore un senso, e quel perché lo fa diventare un per chi, cioè lo fa diventare una missione. Io ho visto qui fiorire questi perché in per chi, che sono diventati, direbbe Padre Pio, dei fili invisibili che hanno unito tante persone, creando amicizie e fraternità profonde e vere, che non sono un semplice condividere il dolore, ma un continuo trasformare quel dolore in amore che rende vivi questi nostri figli, proprio questo che ogni giorno ci fa sperimentare la risurrezione. A tutti coloro che continuano a chiedersi perché, da perché a per chi, cambia totalmente la prospettiva. Michele, io l'ho vista molto commossa questa puntata e ringrazio anche la regia per il pudore che ha avuto, la delicatezza di non mostrarla nei momenti più vulnerabili, ma io ho l'occhio fisso su di lei e quindi le porgo la mia carezza. Lei è un militare, Michele, anche uno di quelli tosti, è stato in missione, siete stati anche all'estero, siete stati in Terra Santa. Abituato a far usare la ragione, lo ha detto lei, mi sono appuntata questa cosa. Quando è che ha capito che quella ragione doveva cedere necessariamente posto alla fede, in questo Dio che la voleva così bene, che non le ha tolto Sara, ma le ha regalato una vita meravigliosa? Diciamo che c'è stato un momento in cui la ragione è stata il mezzo per il quale sono arrivato alla fede, ed è, può sembrare strano, ma la nostra storia, diciamo così, non mi sembra del tutto normale fondamentalmente. E io, è stato tutto quanto un incrocio di pensieri, tutto quanto, allora, in questo io vedo molto la carezza e l'abbraccio del Signore, che ha utilizzato appunto la mia ragione per scoprire tutto quanto quello che poi abbiamo scoperto, la mia curiosità. E io nel momento in cui attraverso internet mi rendo conto dell'esistenza della Vergine Morena, del fatto che la Vergine Morena viene venerata in Bolivia, la patrona della Bolivia, e viene celebrata il 5 di agosto, è stato quello il momento esatto in cui il muro della mia ragione
ecco, si è sgretolato. Certo. Ma in quel momento, a quel momento io ci sono arrivato grazie alla mia ragione. E come dicevo prima, io ho scoperto in questo cosa, ho scoperto la carezza del Dio Padre per tante cose, perché Anna, la storia di Sara me l'ha riportata la sera prima, la sera del 4 sì, di agosto, sì. E non sarebbe stato lo stesso se Anna non me l'avesse raccontata. È vero. Perché io avrei potuto pensare, come potrebbero fare tanti, proprio anche in virtù del fatto della mia razionalità, che Anna, in quanto madre immersa dal dolore, si stava, tra virgolette, inventando tutto. Invece Dio ha voluto che io stessi proprio all'interno, nel pieno della storia, e fossi non solo protagonista della storia, non solo, che la curiosità venisse a me, che l'intuizione del velo blu e i capelli blu ce l'avessi io. Questo è stato uno dei doni più grandi che io ho avuto. Che è qualcosa di veramente straordinario, perché poi in tutto questo voi vi siete aperti alla vita. D'altronde, con le parole che ha detto, che vi ha dedicato Don Francesco Buono, non potrebbe essere diversamente, il vostro impegno in parrocchia, nonno Palmiro che diventa diacono, altra vita che ha portato, io li sto vedendo, Daniele, Samuele, Morena, Gioia e Giulia. Noi ieri abbiamo celebrato i nostri papà in terra e in cielo. Abbiamo una piccola sorpresa, papà Michele, per lei. Non si muova, regia. Aiutatemi voi, guardate. Ciao papi, faccio questo video per ringraziarti per tutto quello che fai per me e per noi, per tutta la famiglia. Scusa se a volte ti faccio arrabbiare e di te mi piacciono i tuoi occhi azzurri che mi fanno ricordare il cielo e il mare. Grazie perché sei un papà presente, sempre disponibile, sempre pronto ad aiutarci. Grazie perché anche quando magari sembra di non farcela, tu ci aiuti sempre e ci capisci. Anche nei momenti di tristezza e di solitudine te ci hai fatto felice in un modo o nell'altro. Anche Lilla ti vuole bene, vero? Ciao. Ciao papà, tanti auguri e grazie per tutto quello che fai, grazie per tutto, ti voglio bene. Sei veramente un papà magnifico, grazie papà. Questo è per te. Ai. Mi sto ricommuovendo anche io. Il nostro poi Giuseppe Cutrona ci ha messo tutta la sua passione di papà per montare questo video. Questo è quello che noi abbiamo tirato fuori, ma Daniele ha detto delle cose spettacolari ancora per voi. Io adesso chiudo con i due papà, con nonno Palmiro e con papà Michele. Michele, cos'ha da dire ai padri che si sono trovati a vivere la sua situazione, se ce la fa? Sicuramente di... Che bello. Il rapporto, allora, noi di guardare, semplicemente di guardare in alto, perché il nostro rapporto con, diciamo così, con l'orizzontalità, quindi con tutti quanti gli altri, che può essere il nostro padre sulla terra, la nostra moglie, diciamo sì, è possibile solo nella misura in cui noi ci apriamo, nella misura in cui è possibile il rapporto veramente verticale con il Dio Padre, quindi di guardare semplicemente in alto e di aprirsi e non lasciarsi andare e di non chiudersi, perché molto spesso noi, e questo lo vediamo, il dolore annienta Michele, e condivido così un sì o un no. Nonno Palmiro, quella barba perché rimane sempre lì dove sta? La barba rimane qui dove sta perché Sara, io ho sempre portato la barba curata, quando me la accarezzava diceva sempre: sei l'albero più grande del mondo. E quindi non si taglia più. E quindi le punte lei le ha toccate e io non le taglierò. Dio vi benedica. Io mi alzo e saluto Anna Mariucci, Michele Mariucci, nonno Palmiro, per questo dono infinito che mi hanno fatto, e vi porto ad altri doni. Perché quello che sta succedendo in Ucraina, lo sapete, ci riguarda tutti da vicino. Voglio salutare Don Giuseppe Tedesco, che spero e credo abbiamo in collegamento. Eccolo qui. Don Giuseppe, ce ne andiamo un secondo in pubblicità e poi siamo da te. Non ce ne andiamo, non ce ne scappiamo mica. Il 1 marzo alle 4:30 del mattino scendono da un pulmino nella chiesa di San Giuseppe a Busto Arsizio
10 persone che vengono dall'Ucraina, sono 8 bambini, una giovane mamma con una neonata di 18 giorni, l'autista definito il tassista di Dio e Don Giuseppe Tedesco, che noi abbiamo in collegamento perché alle 6 c'è la messa e ha detto non vengo neanche se mi pagate a Roma, non salto la messa, e allora l'abbiamo rubato così con un collegamento. Don Giuseppe, ma insomma, tu ti sei andato a riprendere i bambini che d'estate e a Natale avevano trascorso un po' di giorni di aria buona dalle tue parti. Che cosa è diventata questa avventura umana e spirituale? Ma allora, è diventato un qualcosa di bellissimo, innanzitutto perché abbiamo ritrovato questi bambini che nell'ultimo anno avevano passato 4 mesi da noi, non qualche giorno, quindi non sono pochi, e che venivano da tanti anni. E poi da lì è nato un qualcosa di meraviglioso, abbiamo avuto tante persone che ci hanno dato una mano e tante persone che sono venute a chiedere, per cui in collaborazione col Comune, qui nel nostro oratorio e nella casa di accoglienza che è distante 20 metri, ospitiamo attualmente 26 tra mamme e bambini. L'età media dei bambini è 9 anni, quindi molto piccoli. E vi posso assicurare che stare dietro a queste mamme e a questi bambini è faticoso, ma molto, molto bello, perché continuano a dire soltanto questa parola grazie, perché sono felice, perché si sentono a casa. Quindi direi... Don Giuseppe, che cosa hai visto per i quanti ancora pensino che, come dire, la guerra sia qualcosa di costruito a tavolino? Che cosa... Ti sei portato indietro in questo viaggio folle. Guarda, non è niente ricostruito. Cioè, la guerra c'è e sta facendo male. Perché tutti questi bambini che sono qua hanno un pensiero fisso nel cuore che sono i loro papà. Qualcuno mi ha fatto vedere anche la foto del proprio papà vestito da soldato con un fucile e una pistola in mano. Papà che avevamo avuto modo di conoscere. Con cui avevamo fatto tante videochiamate in questi mesi e negli anni precedenti, vederli trasformare in soldato, per dire, i ragazzi che curiamo noi, anche io direttamente con le loro sorelle maggiori che sono qua, quando loro ieri mi hanno detto una cosa meravigliosa, mi hanno detto noi siamo felici qui, sono in mezzo all'oratorio, adesso ci sono più di 100 bambini qua a giocare, tra piccolini, elementari, medie, animatori, e loro sono in mezzo che giocano felici, però appena appena si nomina il papà scompare il sorriso. Che giorno è stato ieri la festa del papà, Don Giuseppe? Intanto auguri ritardati, era anche il tuo onomastico. Come l'ha trascorso ieri la festa del papà? Che pensieri hanno avuto? Ma io quello, quando si sono alzati la mattina, quello che ho detto loro è dovete chiamare il papà, dovete chiamare il papà. E loro subito, perché quando si nomina il papà è sacro. Quindi è una festa un po' particolare, la paura di poter non ritrovare il papà quando torneranno e se ritorneranno alle loro case. Questo è il pensiero un po' di tutti ed è il pensiero anche delle loro mamme. Infatti quello che vengono a chiedermi con insistenza è il telefono, non funziona, il wifi, quindi bisogna sempre sistemare questo aspetto perché hanno l'ansia di scrivere ai loro mariti che sono rimasti là a combattere o anche solo difendere i loro paesi. Senti Don Giuseppe, quindi per loro questo era tempo scolastico, tempo di scuola naturalmente. Cosa state organizzando? Sì. Questo lo dico anche perché spesso c'è il rischio di organizzare, come dire, abbracciare questi bambini, portarli a casa, però bisogna anche sapere cosa offrirgli, perché non è che li possiamo tenere a giocare a pallone tutta la giornata. Assolutamente. Allora posso dire che ci sono 3 percorsi diversi. Quello che stiamo facendo noi, i ragazzi di Chernobyl che sanno già l'italiano, nelle settimane precedenti hanno fatto tamponi, vaccini, tessera sanitaria. Domani io vado a iscriverli insieme alle loro sorelle maggiori a scuola, quindi penso che martedì e mercoledì cominceranno già la scuola. Hanno già conosciuto un po' di professori, hanno già conosciuto i loro compagni di classe, anche perché sono gli stessi che frequentano l'oratorio. E quindi stanno vivendo l'emozione del primo giorno, le posso assicurare anche io con loro, perché ieri siamo andati a comprare zaini, siamo andati a comprare astucci, penne, matite, quindi sono emozionati anche io con loro.
Secondo, per quelli che non sanno per niente l'italiano, faremo partire da mercoledì in collaborazione col Comune una scuola di italiano qua al pomeriggio. Vedete che io sono in un'aula scolastica. Questa qui è la scuola media. Alla mattina, al pomeriggio diventerà scuola di italiano per i bambini e i ragazzi che non sanno l'italiano. E poi domani ho appuntamento con alcuni dirigenti, sempre scolastici, per ipotizzare del terzo percorso, magari di iniziare a fare qualche ora, qualche giorno, laddove è possibile, perché comunque ci sono ancora le restrizioni Covid nelle scuole, almeno per i più grandicelli. Con la scuola materna abbiamo parlato prima con le mamme, abbiamo fatto una piccola riunione con la nostra suora, Suor Morena, e quindi verranno introdotti nel mese di aprile, ormai siamo al 20 marzo, nelle scuole materne. Quello che ho detto a tutte le mamme pomeriggio, perché le ho radunate, è in questa settimana tutti tessera sanitaria e tutti i vaccini. Su questo sono stato abbastanza... Grande. Senti, Don Giuseppe, fammi fare un'ultima domanda. Stanno sfilando i titoli di coda. Che cosa sta aggiungendo tutto questo al tuo essere padre e al tuo essere prete? Guardi, le dico soltanto questo, da prete, sono venuti i ragazzi che curo con la mia famiglia, ma ripeto, non solo con la mia famiglia, ma con le loro sorelle maggiori che sono qua. Sono venuti a chiedermi i soldini per comprare le caramelle e allora gliel'ho dati. C'erano dei ragazzi un po' più grandicelli, gli animatori, che, e sono anni che sono qua da prete, e mi hanno detto, come li curi, sono tuoi figli. Ho detto, sì, ma anche voi siete miei figli. E loro mi hanno risposto, lo sappiamo. Ecco, la bellezza dell'essere prete è che tutti i ragazzi, come diceva Don Bosco, che varcano il cancello dell'oratorio sono un po' figli, perché ci sono affidati direttamente dalla Madonna. Lui diceva così e a me piace crederlo. Quindi adesso ho una responsabilità in particolare su alcuni. Ma non da solo, perché, ripeto, ci sono qua le loro sorelle maggiorenni e questa è una cosa preziosa. Ma ho una responsabilità su tutti. Don Giuseppe, Dio ti benedica. Dio ti benedica, te e tutta la tua comunità di Busto Arsizio e anche le istituzioni che stanno facendo l'impossibile perché questo ponte d'amore rimanga in piedi. Grazie di essere stato con noi. Noi vogliamo a Lourdes e ti restituiamo la tua Santa Messa. A domenica prossima, se volete.